Capire il sottotono della nostra pelle e di conseguenza scegliere il fondotinta giusto può rivelarsi un'impresa epica. In questo video cercherò di fornirvi gli strumenti per capirlo in modo facile e veloce. Ciao, sono Ambra e bentornati sul mio canale. Nello scorso video, dove vi parlavo dei trucchetti di bellezza che hanno la capacità di imbruttirvi all'istante, moltissime di voi mi hanno detto che forse sì, sarebbe utile fare un video in cui tratto del sottotono di pelle e di conseguenza di come individuare il fondotinta giusto. Come al solito vi invito a seguirmi anche su Instagram, mi trovate come osservatrice scaltra anche lì, e vi invito anche a lasciarmi un like di supporto nel caso questa tipologia di video possa esservi stata utile. Ma partiamo! E cos'è il sottotono di pelle? È sostanzialmente, detto in modo molto grossolana, la temperatura della nostra pelle. Il discorso in realtà è molto più ampio, presenta un sacco di varianti. Oggi cercherò di andarvi a semplificare il discorso, quindi partiamo dalla distinzione di tre categorie di sottotono di pelle, che sono poi anche quelle più generiche: sottotono caldo, quello freddo e quello neutro. Ovvero, per caldo si intende comunemente un sottotono di pelle che vira più sul giallo, sull'avorio; per sottotono freddo invece si intende un colore che vira sostanzialmente sul rosa. Nella categoria di mezzo, quindi se non vi riconoscete in un sottotono che tira più sul giallo o sul rosa, probabilmente sarete un sottotono neutro. Non ci soffermiamo su tutte le miriade di aspetti che vanno a definire un sottotono. Ricordiamo che ci sono dei sottotoni di pelle che virano prepotentemente sul verde o sul grigio, ad esempio. Stabilite come metro di misura queste tre categorie di sottotono di pelle, neutra, calda e fredda, andrò a fornirvi alcuni strumenti per capire di quale categoria facciamo parte. Il primo metodo, che però implica un occhio abbastanza allenato, è quello di guardarsi a una fonte di luce diretta, neutra, una luce naturale, e cercare di determinare, quindi di capire, se il nostro colorito vira più sul giallo, sul rosa o ha una componente del tutto neutra. Mi rendo conto che non è facile, quindi guardiamo l'occhiaia. Posizionatevi davanti a uno specchio, davanti a una fonte di luce il più neutro e naturale possibile, abbassate l'occhio e guardate nell'incavo dell'occhio di che colore è la vostra occhiaia. Generalmente un'occhiaia che assume una colorazione marroncino, ocra, insomma un'occhiaia calda, corrisponde a un sottotono di pelle caldo. Di contro, un'occhiaia violacea o rossastra corrisponde a un sottotono freddo, quindi rosato. La stessa cosa vale anche per le vene dei polsi. Esaminate le vene dei polsi. Se le vostre venuzze che affiorano, traspaiono, hanno una colorazione verdastra, significa che il vostro sottotono di pelle potrà molto facilmente essere caldo. Se le vene vi appaiono spiccatamente viola-blu, probabilmente il vostro sottotono di pelle è rosa. Ma le mie vene di che colore sono? Una è prepotentemente violacea e l'altra assume una colorazione verdastra. In questo caso non fa una piega, io sono in effetti un sottotono neutro leggermente sbilanciato sul caldo e quindi le mie vene non fanno altro che a confermare il mio sottotono di pelle. Ma continuiamo, e un altro metodo per stabilire la giusta temperatura della nostra pelle è anche quella di guardare le labbra. In generale, quindi, le labbra a color pesca appartengono a una categoria di sottotono della pelle più dorata, quindi più calda, così come labbra più rosate e violacee appartengono a un sottotono di pelle rosato, quindi freddo. Questa analisi delle parti del corpo può essere applicata anche alle orecchie. Le orecchie più giallastre, che tendono quasi al color ocra, sono tipiche infatti di un sottotono di pelle caldo, mentre per i sottotoni di pelle freddo le orecchie assumeranno una colorazione più rosata. Un'altra porzione del nostro viso che può essere molto indicativa nel capire di quale sottotono di pelle facciamo parte è la sclera dell'occhio, quindi la parte bianca dell'occhio, quella intorno all'iride. Per i sottotoni di pelle che virano più al caldo, infatti, questa parte bianca di occhio assume una colorazione leggermente avorio, un bianco sporco. Per i sottotoni invece palesemente rosati è limpida, cristallina, bianchissima. Che per quanto riguarda questo punto, la sclera del mio occhio mi conferma che ho un sottotono neutro caldo. Nonostante infatti il contrasto con il mio occhio, che è molto scuro, vedo facilmente che la parte bianca dell'occhio ha quasi una retrocolorazione avorio gialla, bianco sporco. Un trucco
trucchetto invece per determinare il calore della nostra pelle è quello di indossare dei capi, quindi una maglietta magari, o dei gioielli anche meglio, caldi o freddi. Quindi proviamo magari a indossare una sciarpa o una t-shirt di un bel colore acceso, quindi un arancio ad esempio, vediamo se stona con il nostro incarnato. Se una maglietta arancio stonerà con il nostro incarnato, avremo sicuramente un sottotono più freddo e viceversa. Stessa prova molto veloce e intuitiva, possiamo farla anche con i gioielli in oro o in argento. Da diverso tempo mi sono resa conto che ho letteralmente accantonato i gioielli metallizzati, insomma i miei gioielli argento. Questo perché? Perché involontariamente mi ero accorta che su di me non andavano a valorizzarmi, andavano a appesantirmi, involgarirmi, a stridere anche con il mio colore di pelle, in modo del tutto inconsapevole. Da diverso tempo infatti mi sono trovata a indossare con più frequenza oggetti in oro. Questo perché vanno a enfatizzare, a risaltare, a non stridere assolutamente con il mio sottotono di pelle. Dovete comprare un fondotinta, ma non riuscite bene a capire quale sottotono scegliere perché non avete capito il sottotono della vostra pelle. Il consiglio che posso darvi io è di non provare mai il fondotinta sul polso, perché non è una parte indicativa del colore reale che abbiamo sul nostro viso. Anche il collo, una parte che rimane in ombra, prende meno sole, può traviarvi moltissimo nella scelta del fondotinta. Mio consiglio per la scelta del giusto sottotono di fondotinta è banalmente quello di recarvi in un punto di vendita che sia anche acqua e sapone e del medesimo fondotinta, magari di un fondo che specifica bene i vari sottotoni. La stragrande maggioranza dei fondotinta riportano infatti anche nel nome stesso o in un codice, pensiamo a casa MAC che mette NWNC, riporta la categoria di sottotono del fondotinta. Per altre case cosmetiche, anche da Draxor come Maybelline eccetera, abbiamo invece nomi veri e propri che ricorrono, ad esempio Warm, Gold, Bronze, Sand. Questo elenco di nomi rimanda alla categoria calda. Nomi invece come Ivory, Porcelain eccetera eccetera rimandano alla categoria di colori freddi. Quindi una volta entrate in uno store come anche Acqua e Sapone piuttosto che Sephora, scegliete due fondotinta, uno con il sottotono dichiaratamente caldo e l'altro freddo. Dopo aver scelto questi due fondotinta del sottotono diverso, applicateli su una parte di volto struccata. Io consiglio in quest'area, quindi ai lati del viso ma non troppo sul collo. Qua fate due strisciate di questo fondotinta, anche prelevato dal campione con il dito. Aspettate qualche secondo così che il prodotto si asciughi e soprattutto ossidi, quindi raggiunga la sua giusta colorazione a contatto con l'aria, a contatto con la pelle. E dopodiché osservate queste due strisce di colore. Qual è quello più simile al vostro tono di pelle? Quello che dovrebbe andare quasi a sparire, a non vedersi sulla vostra pelle? Se nessuna di queste due colorazioni di fondotinta invece fa il caso vostro, c'è un'altissima probabilità che siate un sottotono neutro. La stessa prova la potete fare a casa. Solo io ho comprato anni e anni fa decine e decine di fondotinta dal sottotono completamente disparato. Entravo in alcuni negozi, le commesse mi dicevano: ah, tu hai un sottotono rosato, tieni, compra. Arrivavo a casa e con un sottotono neutro caldo mi trovavo completamente rossastra, grigiastra, insomma. Al contrario invece, in altri negozi mi dicevano: oh, mora mediterranea, sottotono caldo. Mi liquidavano così con un bel fondotinta giallissimo su di me, diventava ancora più giallo e sembravo subito una persona non propriamente in salute. Ecco, vi è capitata la stessa cosa? Prendete entrambi fondotinta e provateli per intero un giorno che siete a casa. Aspettate qualche minuto e guardatevi con attenzione alla luce giusta. Quale delle due colorazioni, anche minimamente, ma fa più al caso vostro? Quale proprio non fa per voi? O quale magari ha quella punta di colore caldo o freddo che invece asseconda di più la vostra pelle? Penso che nel campo make-up si impari molto di più dagli errori nostri o indotti da altri, quindi dalle commesse incompetenti. Quindi credo che avere in casa un fondotinta dal sottotono sbagliato ci farà capire moltissimo su qual è il sottotono della nostra pelle. Le due ultime raccomandazioni: la prima è quella di non essere mai ingannati dal proprio fototipo. Che significa? Ad esempio, se io fossi una ragazza con i capelli rossi, le lentiggini, l'incarnato molto molto chiaro, probabilmente entrando in tanti negozi mi verrebbe affibbiato un fondotinta al sottotono
spiccatamente rosato, e non è vero. Esistono infatti tantissime ragazze che presentano il capello rosso, le lentiggini, pelle chiarissime, occhi chiarissimi, ma che hanno un sottotono spiccatamente giallognolo. Quindi scegliete sempre voi, se possibile, il vostro fondotinta, e soprattutto non lasciatevi trarre in inganno da caratteri come occhio chiaro, pelle chiara, capello chiaro, che non va in nessun modo a determinare, se non in maniera molto grossolana e approssimativa, il nostro sottotono di pelle. L'ultimo trucchetto, che in realtà è molto utilizzato e molto citato quando si parla di sottotono di pelle, è capire come ci abbronziamo, ovvero se il nostro sottotono di pelle sarà rosato faremo molto fatica ad abbronzarci in estate, avremo non solo molta difficoltà ad abbronzarci, ma il nostro incarnato rimarrà sempre rossastro. Di contro, gli incarnati prettamente caldi, olivastri anche meglio, si abbronzeranno in modo molto più facile, e già dai primi giorni dopo l'esposizione solare potranno notare sulla loro pelle una bellissima colorazione dorata, ambrata, molto diffusa. Questo grossolanamente era più o meno il tutto. Io spero in qualche modo di esservi stata utile, quindi fatemi sapere com'è il vostro sottotono di pelle, vi aspetto qua sotto nei commenti, vediamo di che team siamo, neutro, caldo, freddo. Io spero di esservi stata utile, noi ci vediamo alla prossima, il mio augurio è uno solo, sempre il solito, non scordate di starmi bene.